Amici della Gaijin, salve, sempre bentrovati. Siamo sempre qui alla Calta Comics di Caltagirone e ci troviamo in compagnia di una persona veramente straordinaria, perché è un mito, ragazzi, un mito. Quanti di voi hanno visto Big Bang Theory in TV? Alzi la mano, chi l'ha visto? Perfetto. Abbiamo con noi qui Leonardo Graziano, ciao a tutti, ciao. Ovvero il doppiatore di Jim Parson, ovvero Sheldon Cooper. Perfetto, tu lo sai che alla fine ci dovrai fare Penny, Penny. Obbligo, d'obbligo. Penny, Penny, Penny. Hai visto, te l'ho fatto all'inizio. Ragazzi, è da pelle d'oca, giuro. Allora, una cosa, quando hai iniziato la tua carriera come doppiatore e quanto è difficile fare il doppiatore? Allora, ho iniziato... Tengo io? Sì, sì. Ho iniziato tanti anni fa, sono passati 16. Prima facevo teatro, quindi facevo il mestiere dell'attore, poi mi sono specializzato anche nel doppiaggio. E quest'anno chiudo il 15° anno di età e sono molto felice perché è un bel traguardo, devo dire, è un bel anniversario. E devo dire che il mestiere che ho scelto è una branca dell'attore. Sì. Quindi praticamente si è prima ovviamente attori e poi doppiatori. I doppiatori si specializzano con una recitazione particolare al microfono, ma non sono altro che degli attori dietro un leggio e dietro uno schermo. Allora, io trovo che rispetto alla recitazione sia più difficile il dover doppiare piuttosto che stare lì e magari vivere quelle emozioni, anche se finte, da copione, però è sempre, credo che sia più spontaneo, mentre farle attraverso il volto di altri diventa un po' più complicato. In che cosa consiste la tecnica base per poter diventare doppiatore? Esatto, hai preso proprio il punto. Proprio perché nel doppiaggio non si usa il linguaggio del corpo, non si usa non si usa il corpo stesso oltre al linguaggio del corpo, è più complicato perché con la voce devi rendere tutte le emozioni come se le stessi recitando. Quindi non solo fai un servizio di riproduzione delle emozioni che sono state provate dall'attore che ha interpretato il ruolo, ma devi anche farlo soltanto utilizzando come mezzo la voce. Certo. Perché quando noi registriamo, siamo anche in una sala chiusa che registra ogni minimo rumore, ogni minima sottigliezza. Quindi cosa succede? Che dobbiamo stare fermi al leggio, non ci possiamo muovere, non possiamo interpretare, non possiamo mimare, cioè tutto nei limiti, cioè, possiamo fare qualche gesto, sì, ma tutto nei limiti di una silenziosità, perché altrimenti viene captata dalla macchina e viene registrata. Quindi è un mestiere molto complicato perché devi riprodurre, adattando all'italiano, ciò che un altro attore già ha fatto, che non significa un'imitazione o una, che ti posso dire, un'imitazione di quello che è stato fatto, ma una riproduzione, un adattamento nei canoni italiani della lingua italiana di ciò che è stato fatto già in originale. Ti faccio un esempio. Sì. I giapponesi quando doppiano sono molto enfatizzati. Sì. Anche troppo, per un discorso di riproduzione nel doppiaggio. Infatti noi non facciamo una traduzione, noi facciamo un adattamento al doppiaggio e quindi riproduciamo poi i sensi e le emozioni che hanno dato gli attori. Sì. Ovviamente in una chiave che non deve cozzare con il doppiaggio italiano, cioè deve essere tutto riportato a una forma più possibile uguale all'originale, ma con dei criteri che non vanno a intaccare il doppiaggio italiano, quindi con dei criteri del tutto assolutamente precisi. Se uno strillo è fatto in un certo modo, esasperato in giapponese, in italiano è fatto nello stesso modo per dare l'emozione, ma viene ricreato in maniera diversa. Certo. Questo succede in qualsiasi doppiaggio, cioè noi facciamo esattamente una riproduzione delle emozioni. Che è una cosa praticamente complessa da morire. Tutti pensano che noi facciamo un'imitazione. In realtà il doppiaggio è una traduzione, cioè rendere in italiano ciò che è stato fatto da americani, inglesi, francesi, giapponesi, cercando di far arrivare a tutti il significato di quella cosa, perché con i sottotitoli non sarebbe possibile. Assolutamente. Tu hai detto... Non inventiamo nulla, tra l'altro. No, noi facciamo sempre quello che insomma, diciamo, nella maggior parte dei casi, quello che è stato fatto
fatto da loro, cerchiamo di essere assolutamente fedeli all'originale, non inventiamo. E questo è il nostro lavoro. Ok, tu hai detto...